Ciao a tutti, sono Elena Buratti e oggi vi parlo in veste di militante del gruppo territoriale di Più Europa Brescia e domani mi vedrete in veste di candidato alle regionali a Forlì-Cesena. Sarei qui per parlarvi di un documento che è stato presentato dal mio gruppo territoriale, però diciamo che tutti gli argomenti di cui abbiamo scritto sono già stati ben spiegati tutto il giorno. Quindi vorrei dire una cosa. Prima Emma ha detto: c'è bisogno di giovani che parlino di disuguaglianze intergenerazionali. Eccomi. Cosa dire? Ci sono tante cose che non funzionano nella nostra società e una di queste è la mobilità intergenerazionale. Della mobilità intergenerazionale, soprattutto, c'è un peggioramento nelle condizioni dei giovani per quanto riguarda il lavoro. Innanzitutto perché si parla sempre di istruzione e di lavoro come se fossero due mondi separati, senza mai accompagnare gli studenti, i ragazzi, da un'istruzione al mercato del lavoro. Adesso questi sembrano due mondi completamente separati, ma vi garantisco che non dovrebbero esserlo, anche perché adesso, ora come ora, gli studenti trovano veramente molta difficoltà nel trovare lavoro dopo la scuola. E pochi decidono di fare l'università, purtroppo. Però comunque anche tra l'università e il mercato del lavoro c'è un abisso. Cercano di istruirci per affrontare il mercato del lavoro, ma effettivamente non è così. Quindi una delle soluzioni che noi proporremmo per diminuire queste disuguaglianze intergenerazionali è l'accompagnare gli studenti attraverso un percorso di formazione non solo prettamente scolastico, ma anche incentrato su materie più tecniche. Inoltre, dal mio punto di vista personale, questo però mi esulo dal mio gruppo di Brescia perché non si sa mai che mi dicano qualcosa, penso che sì, è difficile coinvolgere i giovani d'oggi, ma perché hanno perso fiducia. Tanta fiducia e non so perché, onestamente, perché io sono qua e io sono giovane. Hanno fiducia in te, Emma, veramente. Il problema è che non hanno perso solo fiducia, hanno perso anche la voglia di fare. E questo lo vedo in tutti i miei compagni di università, nonostante io faccia scienze internazionali diplomatiche, che più politico di così non si può. Cosa dire? Una soluzione effettiva non la si può trovare con uno schiocco di dita. Bisogna ritrovare l'animo degli studenti, perché un animo ce l'hanno, lo giuro, lo garantisco. E spero tanto che molti degli studenti che fanno anche la mia università possano intraprendere un percorso politico, cioè non obbligatoriamente più Europa, cioè sì, meglio se fosse più Europa. Però anche solo orientarsi e interessarsi della cosa pubblica, perché se tu non ti occupi della cosa pubblica, sarà la cosa pubblica che si occupa di te. Grazie mille.